Poi insomma avevi fatto la storia della Fiorentina sul campo, adesso è certificato il tuo ruolo. Sì, ora abbiamo, ci abbiamo messo la firma. No, ma insomma, tranquillo, felicissimo, perché da quando sono arrivato ho cercato proprio di rimanere nella storia della Fiorentina, ci sono riuscito, contento, felice, felice. L'hai visto? Fatto un bel gol, fatto un grande gol, complimenti a lui e speriamo possa continuare così. L'informazione che ho è che è molto giovane, quindi insomma tutta una strada da percorrere, speriamo la faccia come ha fatto ieri. Si può ripetere quello che ha fatto ieri, noi tifosi saremo felici. Cambiato ieri Juventus-Roma, il calcio italiano non è cambiato, le critiche ci sono sempre. Vabbè, a me è sembrata una grande partita, ho visto anche qualche sbaglio dell'arbitro, però insomma non penso lo abbia fatto apposta. Normale, diciamo, una bella partita tirata tra due squadre che secondo me sono le più forti del campionato e quindi me l'aspettavo così, mi aspettavo anche qualche polemica e il fatto c'è stata, però insomma normale, normale. Sì. Beh, sì, insomma, sulle sue dichiarazioni ha detto succede sempre così con la Juventus, dovrebbero fare un campionato a parte. Vabbè. No, io ho visto che il primo rigore, soprattutto quello di mano, non insomma fischiare. Se fosse stato sempre così, io forse qualche gol in più, che insomma saltare soprattutto nelle punizioni a coprirsi la faccia di altro, e mi sembra che i difensori della Roma hanno fatto quello, insomma. C'è stata la mano ma non mi sembrava rigore. Vabbè, ma lì insomma non so cosa si poteva cambiare, è sempre interpretazione, la mano c'è stata, poi magari se l'arbitro pensa che ha messo la mano per cercare di evitare il gol, fischia rigore, ma si pensa che ha voluto coprirsi la faccia per non prendere una pallonata, no, insomma, rimane sempre l'interpretazione dell'arbitro e ieri è andata male per la Roma, purtroppo. Gabriele, ce la fa la Fiorentina arrivare terza secondo te? Non sono un mago, ragazzi, no, non lo so, non lo so. Per me ci sono due squadre superiori alle altre, che sono Juve e Roma, e poi le altre se le giocano. Vi siete parlati ieri con Andrea Della Valle, avete parlato magari di qualche progetto futuro? Ancora, io sono andato allo stadio ieri, sono stato benissimo, grazie.